Buona giornata. In quelle urla, in quelle assenze, in quei silenzi prolungati, in quei momenti in cui c'è smarrimento, in quei momenti in cui la solitudine come un tarlo mi vive dentro, l'esperienza di dire ho sete, ed è proprio l'esperienza di questo Venerdì Santo, l'esperienza di Gesù in croce. Ho sete d'amore, ho sete di relazione, ho sete di vicinanza. Ecco come noi possiamo rispondere alla sete forse di chi abbiamo accanto. Come possiamo gridare anche noi questa sete. Ecco allora che non è ti meriti quello che, oppure ben guarda, l'hai voluto tu, il fatto di essere o di stare così. Ma il fatto di sapere rispondere con un'altra moneta. E forse questo venerdì ci aiuta anche a riconoscere che proprio attraverso questo sete nella solitudine altrui sono chiamato a fare un passo avanti. Che il Signore ti illumini e che ci illumini nel compiere i nostri passi avanti, ma nel non dare aceto a chi ci sta accanto, ma un bicchiere d'acqua. Il Signore ti illumini e ti benedica. Buona giornata. Oggi la Chiesa commemora la morte di Gesù. È giorno di digiuno e non viene celebrata la Santa Messa. Questa celebrazione inizierà con la liturgia della parola, nella quale ascolteremo la passione del Signore. Ci sarà poi la preghiera universale, seguita dall'adorazione della Santa Croce ed infine la comunione. Cristo è il servo di Dio, predetto dai profeti, la vittima che per togliere i peccati del mondo ne porta tutto il peso, l'agnello che si sacrifica per la salvezza di tutti, il sacerdote eterno che rende feconde le nostre sofferenze. La croce domina tutta la celebrazione. Essa non è simbolo di morte, ma di vita. Illuminata dai raggi della risurrezione, la croce appare come trono di gloria e trofeo di vittoria. La passione di Cristo diventa beata. Durante la celebrazione, come atto liturgico, verranno raccolte le offerte che tutta la Chiesa in questo giorno dona per la Terra Santa. Ci alziamo in piedi e prepariamoci nel silenzio ad accogliere il celebrante.
O Dio, che nella passione di Cristo nostro Signore ci hai liberati dalla morte, eredità dell'antico peccato, trasmessa a tutto il genere umano, rinnovaci a somiglianza del tuo Figlio. E come abbiamo portato in noi per la nostra nascita l'immagine dell'uomo terreno, così per l'azione del tuo Spirito fa che portiamo l'immagine dell'uomo celeste, per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti, egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Grazie.
raccomando il mio spirito. Nelle tue mani, o Padre, raccomando il mio spirito. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Nelle tue mani, o Padre, raccomando il mio spirito. Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un morto, lontano dal cuore. Sono come un coccio da gettare. Nelle tue mani, o Padre, raccomando il mio spirito. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Nelle tue mani, o Padre, raccomando il mio spirito. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Siate forti. Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Nelle tue mani, o Padre, raccomando il mio spirito. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte. E per il suo pieno abbandono a Lui, venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron.
dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro: «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Risposero: «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Perché si compisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo?» Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli, infatti, era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: «È conveniente che un solo uomo muoia per il popolo». Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo, e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che io ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto». Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?» E gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?» Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?» Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò.
condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era all'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?» Gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato.» Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge.» Gli risposero i giudei: «A noi non è concesso mettere a morte nessuno.» Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù.» Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce.» Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?» E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?» Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba.» Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei giudei!» e gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna.» Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora, e Pilato disse loro: «Ecco l'uomo.» Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo colpa.» Gli risposero i giudei: «Noi abbiamo una legge, e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio.» All'udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei tu?» Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?» Gli rispose Gesù: «Tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande.» Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare.» Udite queste parole,
Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo». Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re?» Risposero i capi dei sacerdoti: «Non abbiamo altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: «Non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei». Rispose Pilato: «Quel che ho scritto, ho scritto». I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». Così si compiva la scrittura che dice: «Si sono divisi tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica hanno gettato la sorte». E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati
con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Fratelli e sorelle, quando tutto è finito, sulla cima del Calvario rimane solo la croce. La croce che sembra voler congiungere il cielo con la terra, o abbracciare dall'Oriente all'Occidente ogni angolo abitato del mondo. La croce è l'annuncio che davvero tutta l'umanità è chiamata a vivere una stagione nuova, la stagione dell'unità e della pace. Morendo sulla croce, Gesù ci ha fatti ridiventare figli dell'unico Padre e quindi fratelli tra di noi. Da quando quella croce è stata innalzata sul Calvario in Palestina, ogni divisione tra gli uomini, tra di noi, non ha più senso. È fuori posto. Purtroppo ci sono ancora divisioni tra di noi. Divisione tra ricchi e poveri, divisioni tra dominatori e dominati. C'è ancora la follia della guerra dove trionfa l'odio e si calpesta la vita delle persone. E tutto questo succede perché? Perché il messaggio della croce, il messaggio d'amore è ancora rifiutato e ostacolato. Chiediamo al Signore di alleviare le sofferenze di tanti nostri fratelli e sorelle perseguitati a causa del nome che portano, il nome di cristiani, come pure per tutte quelle persone che patiscono ingiustamente le conseguenze dei conflitti e delle violenze in corso. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte al dolore di questi nostri fratelli. È la croce che ci interpella ad aprire il nostro cuore ad ogni persona, soprattutto ai più deboli, ai più bisognosi. Perché siamo stati segnati anche noi con la croce di Gesù il giorno del nostro battesimo. E noi dovremmo aprire ogni giornata
con il segno della croce. Dovremmo chiudere ogni giornata prima di coricarci con il segno della croce. Dovremmo iniziare ogni nostro lavoro con il segno della croce, segnare ogni nostra ora di festa o ogni esperienza di sofferenza. La liturgia ci invita a riscoprire il segno della croce come il segno del nostro distintivo. Facciamo bene il segno della croce. È il segno dell'amore infinito di Dio. E quando ripetiamo con fede il segno della croce, è come permettere a Dio di abbracciare tutta la nostra persona, di lasciarsi stringere dal suo amore di Padre. Fra poco adoreremo la croce, l'accoglieremo in mezzo a noi. Fisseremo lo sguardo sulla croce. E ogni volta che i nostri occhi si poseranno su di lei, ci ricorderemo dell'amore infinito di Dio per ciascuno di noi, un amore senza misura. E sempre, qualunque sia la situazione che stiamo attraversando, sempre quando fissiamo lo sguardo sulla croce, nel nostro cuore rinascerà la speranza. L'amore a Gesù che si offre per noi diventa condivisione con i nostri fratelli cristiani che vivono in situazioni difficili in Terra Santa. Le offerte che ora vengono raccolte sono destinate alla Terra Santa.
Come avviene in ogni celebrazione eucaristica, anche oggi la parola di Dio proclamata nel Vangelo è seguita dalla preghiera dei fedeli. Ogni uomo è nostro fratello, per il quale ora vogliamo pregare con lo stesso amore compassionevole di Cristo. Facciamo nostre le intenzioni che il ministro ci indicherà, perché l'orazione che verrà poi formulata esprima anche la nostra preghiera. Preghiamo, fratelli e sorelle, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi, in una vita serena e sicura, di rendere gloria a Dio Padre Onnipotente. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, perseveri con fede salda nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco, il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per il nostro Vescovo Fabio, per tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, e per tutto il popolo dei fedeli. Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il dono della tua grazia tutti i membri della comunità, nel loro ordine e grado, ti possano fedelmente servire, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per i catecumeni. Il Signore Dio nostro apra i loro cuori all'ascolto e dischiuda la porta della misericordia, perché mediante il lavacro di rigenerazione ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Gesù Cristo, Signore nostro. Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale siano accolti tra i tuoi figli di adozione, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per tutti i fratelli e sorelle che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro raduni e custodisca nell'unità la sua Chiesa, quanti testimoniano la verità con le loro opere. Dio onnipotente ed eterno, che raduni i tuoi figli ovunque dispersi e li custodisci nell'unità, volgi lo sguardo al gregge del tuo figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo siano una cosa sola nell'integrità della fede e nel vincolo dell'amore, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro, che a loro per primi ha rivolto la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai affidato le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, esaudisci con bontà le preghiere della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza
possa giungere alla pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, illuminati dallo Spirito Santo, possano anch'essi entrare nella via della salvezza. Dio onnipotente ed eterno, dona a coloro che non credono in Cristo di trovare la verità camminando alla tua presenza con cuore sincero, e concedi a noi di essere nel mondo testimoni più autentici della tua carità, progredendo nell'amore vicendevole e nella piena conoscenza del mistero della tua vita. Per Cristo nostro Signore. Per coloro che non credono in Dio, preghiamo per coloro che non credono in Dio, praticando la giustizia con cuore sincero, giungano alla conoscenza del Dio vero. Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te, che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che tra le difficoltà della vita tutti riconoscano i segni della tua bontà e, stimolati dalla nostra testimonianza, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile. Il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, la prosperità dei popoli e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, Dio Padre onnipotente, perché purifichi il mondo dagli errori, allontani le malattie, vinca la fame, renda la libertà ai prigionieri, spezzi le catene, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati e ai morenti, la salvezza eterna. Dio onnipotente ed eterno, consolazione degli afflitti, sostegno dei sofferenti, ascolta il grido di coloro che sono nella prova, perché tutti, nelle loro necessità, sperimentino la gioia di aver trovato il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Venerdì Santo non è un giorno di pianto e di amarezza, ma un giorno di amorosa contemplazione del sacrificio cruento di Gesù. Sulla croce Cristo non è un vinto, ma un vincitore. Ci verrà ora presentata la croce della nostra salvezza. Ad ogni acclamazione, cantando, risponderemo: venite, adoriamo e ci inginocchieremo. Ecco il legno del legno della croce, al quale fu appeso il Cristo Salvatore del mondo. Venite, adoriamo.
Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Noi vogliamo adorare questa croce che sta scandalo e follia per chi non crede, ma è vera fonte di vita per noi che abbiamo creduto nell'amore di Gesù. L'adorazione della croce è il momento centrale di questa celebrazione. Viviamo questo momento di adorazione silenziosa, ascoltando l'amore di Cristo che ci aiuta a prendere coscienza della nostra infedeltà e della durezza del nostro cuore. Con la comunione eucaristica si conclude la nostra celebrazione. Tra poco comunicheremo a Cristo
agnello pasquale immolato, di cui abbiamo rivissuto il mistero della morte redentrice. Comunicarsi al suo corpo donato significa partecipare della sua morte, aderire a lui per lasciarci trasformare anche noi in corpo di Cristo. Questa comunione ci dà la forza per passare, come Lui, dalla morte alla vita e per formare con Lui un solo popolo e un solo cuore. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare. Per ricevere la Santa Comunione attendiamo che i ministri siano giunti nel posto di distribuzione e poi ci mettiamo nel corridoio centrale su due file.
Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria. Il Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione. Ti chiamerò
Questa sera la Basilica rimarrà aperta fino alle ore 19:30 per la preghiera silenziosa in Santa Casa e davanti all'immagine del Cristo morto esposta nella Cappella Spagnola. Domani, sabato santo, al mattino alle ore 7:30 ci sarà la recita delle lodi e dell'ufficio delle letture. Poi, durante tutta la giornata, fino alle ore 16, sarà possibile venerare la Madonna e la statua, spogliata della veste dalmatica, sarà posta al centro della Santa Casa. La solenne veglia pasquale, con l'annuncio della risurrezione di Cristo, avrà inizio alle ore 21. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai rinnovati con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri sempre al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Inchiniamoci per la benedizione. Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha celebrato la morte del tuo Figlio, nella speranza di risorgere con lui. Venga il perdono e la consolazione. Si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna, per Cristo nostro Signore. Amen.